Strategico quello di immaginare una soluzione alla captazione delle acque che è ridotta in Italia all'11%, bisogna lavorare intanto anche per risolvere un problema di accumuli all'interno degli attuali sistemi di diga. Noi abbiamo 2.524 impianti, per un terzo con residui che fino ad ora sono stati considerati rifiuti, nonostante l'acqua che viene posta sopra quelli che erano potenzialmente rifiuti fosse bevuta, e quindi una cosa anomala. Abbiamo capovolto nel nostro decreto l'onere della prova, eventualmente verifichi, togli e poi conosci se si tratta di rifiuti ed eventualmente li tratti come tale, ma in quel caso ti porti dietro un'altra serie di conseguenze. C'è la vicenda legata agli impianti a piano Laghetti, che è una vicenda strategica. Nel decreto abbiamo già inserito una norma che comunque mette in condizione il nostro sistema agricolo di dotarsi di bacini idrici per una quota di 50.000 litri per ettaro, e quindi insomma una captazione dell'acqua che può arginare delle emergenze, e poi evidentemente cercando con gli operatori del settore, compresi ovviamente i consorzi, cercheremo di trovare le soluzioni più idonee per ragionare sul medio e lungo periodo. Le emergenze, tra virgolette, o gli epifenomeni delle emergenze, perché le vicende siccitose non sono più emergenze almeno da 20 anni, perché quando diventano cicliche sono semplicemente cose che vanno previste ed affrontate con una visione, e io credo ce la stiamo mettendo. La prima cosa che va fatta è fare ricerca, approfondimento e conoscere esattamente anche quali siano le soluzioni che altri hanno trovato, compreso nazioni che con per esempio la siccità hanno avuto a che fare da anni se non da secoli. Una di queste è Israele, che usa il 77% delle acque reflue per esempio in agricoltura senza danni e con vantaggi enormi, e abbiamo anche ricerche di grande profilo qui in Emilia Romagna. L'Enea ha fatto una verifica che sarebbe sufficiente utilizzare le acque reflue in maniera idonea per coprire il 77% delle richieste e addirittura avere un risultato potenziale anche per il sistema della fertilizzazione del terreno, e quindi avremo due vantaggi. Bisogna investire e bisogna soprattutto crederci. Senta, oltre a Enea c'è anche Acqua Campus di Ambi. Lei adesso andrà a trovare qualche azienda agricola che ha avuto danni, perché c'è la siccità ma c'è anche l'emergenza poi da dissesto idrogeologico, e l'agricoltura può rappresentare una sentinella di presidio? No, è una sentinella di presidio. Quella follia di chi ha pensato che ridurre lo sviluppo agricolo per garantire il territorio si scontra con la realtà. Dove c'è meno agricoltura, dove c'è meno allevamento, c'è più dissesto. È esattamente l'inverso di quanto avevano previsto quelli che avevano ragionato in termini ideologici. Di fronte alla realtà bisogna invece investire per riportare nelle aree interne un modello che ci ha messo in condizione per tanti anni di mantenere il territorio in maniera corretta, affidandolo a chi? Ai primi ambientalisti che esistono, che sono proprio gli agricoltori, quelli che vivono di terra, vivono di lavoro e sui quali bisogna investire sempre di più, dandogli la possibilità, come avevo fatto anche nell'ultima legge di bilancio, di utilizzare la legna dell'alveo dei fiumi senza essere multati perché li pulivano, e questo permette anche di ridurre le criticità dovute al cambio climatico. Grazie, grazie Ministro Francesco Lollobrigida.